Buonasera da Onda TG, in apertura ovviamente subito lo screening a tappeto che il Comune di Sulmona anticipa per le scuole da domani nella postazione dell'ex caserma Cesare Battisti. Quindi da domani parte lo screening solo per le scuole, poi resta tutto definito per il fine settimana. Anche intro d'acqua scalda i motori, mette in piedi la macchina organizzativa per i testi rapidi a tappeto in tutta la popolazione. Un altro detenuto in mattinata è stato trasferito all'ospedale di Sulmona, una situazione drammatica per dirla con le parole della UILPA, Polizia Penitenziaria, soprattutto per gli agenti che poi fanno la staffetta nell'aretraggio dell'ospedale, sono in servizio con tutte le conseguenze del caso in un'area che non è idonea, non è attrezzata, lo ricordiamo, per i detenuti. Cade in casa, passa la notte al pronto soccorso, un'anziana è la protagonista di questa vicenda che poi è risultata positiva. Intanto oggi il contagio galoppa ancora perché sono stati contati 70 nuovi casi nel centro Abruzzo e i primi tre pazienti sono stati trasferiti nella clinica San Raffaele, dove è operativo, come abbiamo anticipato, il reparto Covid. Quindi tre pazienti dall'ospedale sono stati trasferiti alla clinica. Fuori strada con l'auto per un colpo di sonno è accaduto l'altro giorno a un operatore sanitario in servizio all'ospedale di Sulmona, proprio per i turni pesanti, massacranti, quindi la dura vita da operatori sanitari in tempo di pandemia. I nostri servizi. Il Comune cerca ancora i sanitari, ma anticipa i tempi. Lo screening con test rapido antigenico per Covid-19 a Sulmona inizia domani 2 dicembre, solo per la popolazione scolastica che a partire dalla mattina potrà recarsi presso le due postazioni allestite in modalità drive-in nell'ex caserma Cesare Battisti di Porta Napoli dalle 9 alle 18 secondo il seguente calendario. Domani, mercoledì 2 dicembre, il liceo Vico con 253 studenti e il liceo artistico con 36. Giovedì 3 dicembre toccherà il liceo classico, 146 studenti, alle scuole medie Serafini, 226. Venerdì 4 dicembre al liceo scientifico Enrico Fermi, 275 e alla primaria Mazzini Capograssi, 168. Sabato 5 dicembre, sotto a chi tocca, ovvero scuole medie Mazzini Capograssi, 187, la primaria Serafini, 232. Domenica 6 dicembre, primaria 347 e medie dell'Istituto Radice Ovidio 279. Per le famiglie si tratta di una comunicazione improvvisa che ha spiazzato, ma il sindaco ha voluto anticipare i tempi, fermo restando lo screening per tutta la popolazione, che si terrà dal 4 al 6 dicembre con orari ancora da indicare. Due postazioni per ogni sede scelta. È tutto pronto anche entro d'acqua per la campagna di screening contro il coronavirus avviata dalla Regione Abruzzo. Il prossimo weekend anche il centro della Valle del Sagittario si organizza, mette in piedi la sua macchina fatta di persone e di volontari per isolare il Covid-19, sconfiggere il virus in questo tempo di pandemia. Ci spiega tutto il sindaco Cristian Colasante. Anche Introdacqua è pronta per effettuare questo weekend lo screening di massa. Come già sapete, il 6 dicembre la Regione Abruzzo vuole i dati di tutti i comuni che hanno effettuato lo screening di massa. All'Introdacqua si svolgeranno venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, tranne la giornata di sabato che verrà effettuato solo di pomeriggio. Ad ogni luoghi scelti sono stati per la giornata di venerdì l'edificio comunale di Piazza Attilio Susi e il sabato e la domenica la scuola provvisoria in località Combli. Per ogni sede di svolgimento dei tamponi ci saranno due postazioni per effettuare i tamponi, ci sarà personale amministrativo e assistenza per la popolazione. I moduli sono reperibili sul sito del Comune di Introdacqua, sono reperibili all'interno delle attività commerciali e all'ingresso del Comune di Introdacqua. Ringrazio tutti i volontari, il personale medico che ci verrà ad aiutare, l'associazione Futura che ha messo a disposizione materiale per svolgere lo screening e gli albini per la collaborazione, ma nonché tutta la popolazione che invito ad effettuare questo test per tracciare e sconfiggere il Covid-19. Un
Un altro detenuto è stato trasportato questa mattina all'ospedale di Sulmona dopo la comparsa di sintomatologia riconducibile al Covid-19. Salgono a tre reclusi in attesa di collocazione che si trovano nel vecchio pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Da quanto si è appreso, l'uomo sarebbe cardiopatico, soffriva quindi di patologie pregresse. I sanitari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, nonché la diagnosi. Il tampone ha dato esito positivo. Il focolaio divampato dietro le sbarre ha assunto contorni preoccupanti. Con 66 detenuti positivi, compreso il caso di questa mattina, e 6 agenti. Parla di situazione drammatica il segretario Wilpa Polizia Penitenziaria Mauro Nardella. Per ogni detenuto che chiede le cure ospedaliere ci sono 2 o 3 agenti a sorvegliare il nosocomio, con il rischio di creare un imbuto senza uscita. L'area dell'ex pronto soccorso non è mai stata attrezzata per i pazienti Covid, figuriamoci per i detenuti. Si pagano quindi ritardi dell'allestimento di un reparto dedicato all'isolamento dei detenuti che lo stesso Nardella più volte aveva sollecitato nelle scorse settimane. Sono tempi duri quindi anche per gli agenti penitenziari che, entrando nell'area triage, indossano i dispositivi per tutte le 8 ore di servizio senza nemmeno poter andare in bagno, vista la carenza di tute per i sanitari. Una situazione al limite del paradosso. Mauro Nardella, segretario Wilpa, Polizia Penitenziaria. Attualmente viviamo una situazione di impasse all'ospedale perché non ci dicono dove allocare gli attuali ricoverati, anche perché da quello che ci è sembrato di capire non hanno previsto, ed è una cosa che sinceramente mi delude parecchio, un presidio Covid all'interno di un ospedale abruzzese. Ora ci ritroviamo in una situazione emergenziale per cui credo che sia opportuno che l'ASL faccia il massimo affinché si possa reperire nell'immediato una struttura capace di rendere il lavoro sia ai sanitari che ai poliziotti penitenziari meno difficile e quindi più propenso a soddisfare le esigenze di tutti. Rivolgo nuovamente un caloroso e affettuoso abbraccio a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che si sta veramente spaccando in quattro per far sì che non manchi nulla e che mi auguro venga debitamente ricompensato per le gesta che in maniera eroica sta portando avanti con abnegazione e spirito di sacrificio. Ha trascorso un'intera notte a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, nella stanza a pressione negativa, ma comunque in corsia. Questa mattina è arrivata la notizia in attesa. L'esito del suo tampone è stato positivo. La vicenda vede protagonista un'anziana di 91 anni, residente in città, che ieri è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118 per un trauma cranico che la donna ha rimediato in casa a seguito di una rocambolesca caduta. L'anziana è stata sottoposta agli accertamenti del caso dopo la presa in carico da parte dei sanitari, che sarà possibile grazie al test rapido negativo. I medici hanno deciso di tenerla sotto controllo per tutta la notte per monitorare i valori e verificare le eventuali reazioni a quella brutta caduta. Questa mattina però l'esito del tampone molecolare è risultato positivo. Si è quindi deciso per il trasferimento da un'ala all'altra del nosocomio, ovvero da pronto soccorso di via Montesanto alla zona triage di Viale Mazzini, dove l'anziana staziona assieme ad altri 2 detenuti. Ancora una volta ci si scontra con la dislocazione del triage, con un ricovero fuori protocollo, anche se la shock room ha la pressione negativa, come pure va rilevato che la negatività del tampone processato a Sulmona non è stata questa volta attendibile, come era accaduto in precedenza per alcuni ricoveri nei reparti. Intanto il virus continua a fare breccia sul territorio, dove sono stati accertati solo oggi 70 casi, di cui 8 riferiti al carcere di Via Lamaccio, che in realtà sono stati accertati ieri, ma conteggiati dalla ASL in giornata. I positivi di oggi sono quindi domiciliati 31 a Sulmona, 9 a Pescasseroli, 8 a Corfinio, 4 a Castelvecchio Subequo e Raiano, 2 ciascuno a Pettorano, Bugnara, Pratola e Villetta Barrea, 1 rispettivamente ad Alfedena, Secinaro, Opintro d'Acqua, Barrea ed Ateleta. Sempre in giornata, come abbiamo anticipato ieri, è stato attivato il reparto Covid nella clinica San Raffaele di Sulmona dopo una settimana di interventi strutturali, reperimento di ossigeno, personale per alleggerire le strutture ospedaliere. 3 pazienti dall'ala Covid dell'ospedale di Sulmona sono stati trasferiti in clinica.
unitamente ad altri pazienti interni della struttura che devono ancora negativizzare. La situazione resta preoccupante in carcere, dove nel frattempo è arrivato il rinforzo da Roma con 22 agenti. La buona notizia è arrivata per i poliziotti penitenziari, che sono risultati tutti negativi al test rapido. Solo un agente è risultato dubbio e dovrà ripetere il tampone. Un detenuto, intanto, nel pomeriggio è stato dimesso dall'ospedale ed è rientrato nella struttura penitenziaria, dove resta l'allerta, anche se il quadro epidemiologico è ormai definito. La mappa degli attuali positivi vede Sulmona in testa con 447 casi, Castel di Sangro 95, Pratola 72, Pescasseroli 68, Pettorano Sul Gizio 51, Barrea 40, Raiano 39, Bugnara 29, Roccaraso 27 come Corfinio, Castelvecchio Subequo 25 come Intro d'Acqua, Pacentro 22, Villalago 20 come Scanno, Ateleta 19, Alfedena 18, Secinaro 17, Anversa degli Abruzzi 16, Villetta Barrea 12, Molina Terno 11, Pesco Costanzo e Opi 10, Civitella Alfedena 8, Galliano Terno, Scontrone Castellieri, Vittorito 7, Roccapie Trezza 4, Rivisondoli 3, Campo di Giove 2, Cocullo e Goriano Sicoli 1. Turni pesanti in tempo di pandemia, con lo stress che tocca i massimi storici e il riposo che scarseggia. Ne sa qualcosa un operatore sanitario in servizio presso l'ospedale di Sulmona, che l'altro giorno è uscito fuori strada con la sua auto a causa di un colpo di sonno. L'incidente stradale si è verificato a Scanno, lungo la via del lago, ovvero sulla strada statale 479. L'uomo, autista del 118, si stava recando a Scanno approfittando dell'unico giorno di riposo, dopo 20 giorni di lavoro consecutivi, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sul bordo della carreggiata. Dall'abitacolo è uscito illeso, ma la sua Fiat Panda è rimasta danneggiata in modo serio. Un incidente di percorso che fortunatamente non ha provocato conseguenze gravi per l'operatore, ma sicuramente apre una riflessione sui ritmi di lavoro, nonché sui carichi di stress e affanno che risentono della conclamata carenza di personale e della pressione sul sistema ospedaliero. La fortuna che mi è successo qui in paese, racconta il malcapitato. Stiamo facendo la media di 700-800 chilometri al giorno tra trasferimenti Covid, no Covid e tamponi di routine. Una situazione al limite del paradosso, quasi invivibile, che porta anche gli imprevisti dell'ultimo minuto. È una vicenda che ancora una volta rimette al centro dell'attenzione la vita degli operatori sanitari in tempo di pandemia, soprattutto in questa seconda ondata, dove sono passati da eroi a dimenticati. Non si vive come prima, non si dorme come una volta, non si ha più una vita sociale. Ognuno sceglie il suo mestiere, verrebbe da dire, ma esiste un limite. Termina qui la prima parte di Onda TG, torniamo tra poco con le nostre notizie. Se cerchi un'azienda competente per sanificazione e disinfezione, allora cerchi l'impresa di pulizie Total Service. Sanifichiamo industrie, abitazioni, negozi e uffici con un metodo efficace, sicuro e veloce. I nostri esperti risanano ambienti e superfici con un procedimento di atomizzazione elettrostatica usando prodotti sanificanti conformi alla normativa vigente. Lavoriamo con strumentazioni di ultima generazione, arrivando in ogni piccolo angolo, garantendo un lavoro certificato e sicuro al 100%. La sanificazione può essere effettuata senza spostare nulla. Vivi in sicurezza. Impresa di pulizie Total Service. Via del Portone 14, Raiano. Telefono 347 30 19 486. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Finalmente, dopo 30 anni, arriva il latte dell'Abruzzo. Latte fresco pastorizzato, alta qualità, terra antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione di una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio.
Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Salve, sono Vanessa Presutti, la titolare della Compios Service. La mia equip è formata da operatori sanitari, medici, infermieri e fisioterapisti. Svolgiamo attività domiciliari e sono qui elencate, come potete vedere. Facciamo assistenza domiciliare, a supporto con pazienti con ventilatore polmonare, assistenza ospedaliera diurna e notturna, collaborazioni domestiche per spese e servizi vari, prestazioni fisioterapiche e infermieristiche, servizio di trasporto domiciliare e, in collaborazione con l'associazione del Diadema, forniamo corsi di BLSD. La Compios Service mette a vostra disposizione un tempo della nostra giornata gratuitamente in questo periodo difficile per aiutare le persone anziane nelle mansioni giornaliere, come possono essere semplicemente un pagamento di bollette, una spesa o una semplice parola di conforto. Per qualsiasi informazione potete contattarmi al 329 24 45 009. Vanessa, grazie mille a tutti. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. Supermercati Pickup. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino convenienza tutti i giorni, perché da noi non avrai più bisogno del volantino. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti tutti i giorni e tutto l'anno. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. Qualità, freschezza e convenienza ti aspettano ai supermercati Pickup di Sulmona, Pratola e Popoli. Supermercati Pickup, prezzi leggeri, senza pensieri, potete fidarvi. Comodità innanzitutto e poi stile sopra e sotto. Qui ci vuole Paola. Paola abbigliamento e intimo uomo-donna. Dagli slip ai reggiseni, passando per le maglie, le calze e i pigiami. Ogni prodotto è garantito per qualità e prezzo conveniente. Le proposte per tutta la famiglia sono numerose, da quelle più classiche a quelle fantasia. E tutte delle migliori firme. Sans Complex Paris, Alpina, Inech, Boglietti, Philippe Matignon, Duplo e tante altre. Fidati dell'esperienza. Lasciati consigliare da chi è da oltre 30 anni nel settore. Paola Abbigliamento Intimo, Viale Costanza 1, Sulmona. Non si può farne senza. Professionista o dilettante, per la tua voglia di sport, c'è un nuovo store a Sulmona. Jump Sportswear and Shoes. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. Le nuove collezioni dei migliori brand. Adidas, Diadora, Fila, Yoma, Legea. Forniture per scuole e associazioni sportive. Seguici sui social per scoprire tutte le novità e le promozioni in corso. Per lo sport e il tempo libero, Jump Sportswear and Shoes. Facci un salto. Via Giovanni Panza 13, Sulmona. Da oltre 30 anni crea e sviluppa soluzioni su misura per la tua casa. Approfitta degli incentivi Ecobonus 50% e Superbonus 110% per sostituire gli infissi della tua abitazione. Leader nella vendita e installazione di porte, finestre e blindati dei migliori marchi italiani come Garofoli, Fioretti e Schulz. Ovidio Infissi, Viale Stazione Centrale 45, Sulmona. Telefono 0864 31 303. ovidioinfissi.it. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Latte Parmalat parzialmente scremato, litro 69 centesimi. Pasta di semola Barilla, grammi 500, 45 centesimi. Olio extravergine di oliva Dante, un litro, 2,88 euro. Caffè Hug classico ed espresso, 250 grammi, 1,99 euro. Mozzarella fior di latte vallelata, 59 centesimi letto. Fettine scelte di bovino, 9,99 euro al chilogrammo. Cosce di pollo, 3,69 euro al chilogrammo. Mascherine chirurgiche a 20 centesimi. Punto vendita di Raiano, orario continuato e domenica aperto ore 9:13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Yeah.
Da parte di Onda TG ripartiamo da questa emergenza sociale ed economica che poi deriva dalla seconda ondata della pandemia, con le spese di locazione che odissea per le famiglie e per i cittadini. In arrivo il bonus da parte del comune con 24.000 euro, la gestione dell'impianto TMB con il tribunale che condanna la Daneco a risarcire il Cogesa, quindi si è chiusa una vicenda delicata che ha tenuto banco negli ultimi mesi, una causa che in verità è durata 3 anni con 40 testimoni che hanno sfilato davanti al giudice. Si sposta dalla sua regione per raccogliere 5 kg di tartufi nel parco. Un uomo di 45 anni è stato fermato e denunciato, anche questo un caso singolare. E poi, come ogni sera, la nostra buona notizia. Un grave inadempimento della Daneco Impianti SRL, liquidazione in concordato preventivo nell'esecuzione della convenzione relativa alla concessione di adeguamento, completamento, riattivazione dell'impianto di trattamento meccanico e biologico, il TMB, dei rifiuti urbani non pericolosi. A metterlo nero su bianco questa mattina è stato il giudice del Tribunale di Sulmona Marta Sarnelli, che ha dato ragione al Cogesa e al suo ex amministratore unico Vincenzo Margiotta riguardo la gestione dell'impianto. Il Tribunale ha accertato che il Cogesa ha diritto risarcimento dei danni patiti per un valore di 523.612,76 euro ed ha ordinato la compensazione dei crediti rispettivamente vantati dalle parti. Per l'effetto condanna Daneco, in concordato in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza pari a 39.898,76 euro. Con la sentenza il Tribunale di Sulmona ha condannato anche Cogesa al pagamento del 50% delle spese del CTU. Secondo la società pubblica, che ha intentato la causa attraverso l'avvocato Alberto Paolini, a partire dalla fine dell'anno 2015 la Daneco ha omesso l'espletamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione e la piena funzionalità dell'impianto TMB, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Ma non è tutto. La Daneco, come accertato, ha mancato di rinnovare le polizze assicurative che costituivano condizione essenziale e ha omesso il pagamento delle retribuzioni del personale. Nella sentenza il giudice Sarnelli osserva che dall'istruttoria espletata è emerso inequivocabilmente che a partire dalla fine dell'anno 2015 la Daneco Impianti si sia resa gravemente inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni su di essa aggravanti in forza della convenzione stipulata tra le parti. Da qui la condanna per la Daneco, fermo restando la compensazione dei crediti, una vicenda che ha tenuto banco per mesi. In verità la causa è durata 3 anni con l'audizione di oltre 40 testimoni. Tutti hanno certificato che le fatture venivano pagate da Cogesa, per questo le stanze della società pubblica non erano poi così infondate. Viola la zona rossa e raccoglie abusivamente 5 kg di tartufi nel parco, è stato denunciato. Nei giorni scorsi, guardia parco dei reparti di Opio e Pescasseroli sono finalmente riusciti a bloccare DVM, le sue iniziali, di 45 anni, residente a San Donato Valcomino, mentre in località La Parruccia di Gioia De Mar si accingeva a rientrare presso la propria autovettura con due cani al seguito, il classico vanghello da tartufi. Dopo averlo generalizzato, l'uomo ha iniziato a svuotare le tasche del suo gilet. Per i guardia parco è stata una mara sorpresa scoprire che aveva raccolto una quantità incredibile di tartufo nero invernale, addirittura 5 kg, che sono stati ovviamente sequestrati e consegnati, come prevede la norma, alle residenze sanitarie assistenziali di Alfedena e Barrea. Dopo l'accertamento, l'uomo è stato condotto presso gli uffici della sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise a Pescasseroli, dove gli sono state contestate le innumerevoli violazioni che era riuscito a commettere, dalla raccolta abusiva del tartufo, che nel parco può essere fatta solo da persone autorizzate all'interno del proprio territorio di residenza, alla raccolta di un quantitativo oltre le norme, che ricordiamo essere al massimo di 2 kg a persona al giorno. Ma i guardiaparco hanno contestato anche altre violazioni, dalle norme in materia di Covid-19, perché l'Abruzzo è zona rossa e l'uomo non avrebbe dovuto muoversi dal suo comune di residenza nel Lazio, alla violazione della norma dell'uso dei sentieri. Non essendo autorizzato, non poteva uscire dai sentieri né tantomeno girare coi cani, fino alla denuncia per danneggiamento di habitat naturali, visto che per raccogliere 5 kg in una sola giornata l'uomo ha necessariamente danneggiato l'habitat che ospita il pregiato tubero. €24.000 da destinare a bonus per i cittadini per spese di locazione per immobili ad uso abitativo sull'annualità 2021 del bilancio 2020-2022 e quanto prevede l'emendamento al bilancio di assestamento approvato ieri dal Consiglio Comunale di Sulmona.
La misura proposta dal consigliere comunale Andrea Ramunno è volta a sostenere le famiglie e i cittadini che in un momento come questo risentono degli effetti della pandemia da Covid-19, che rischia di trasformarsi anche in emergenza sociale, visto che molte persone fanno fatica a far fronte alle spese, come quelle per l'acquisto di alimenti, ma anche a spese per contratti di locazione. Il consigliere comunale Andrea Ramunno. È stato approvato un emendamento al bilancio del Comune di Sulmona che ho proposto e che permetterà lo stanziamento di un fondo da 24.000 euro per il sostegno a famiglie e cittadini per spese di locazione di immobili ad uso residenziale, quindi per abitazioni. Si tratta di una misura che ho fortemente voluto e che è stata sposata dal Consiglio Comunale. Ringrazio i consiglieri comunali per aver supportato questa iniziativa. Appunto, questo fondo, come dicevo, permetterà l'erogazione di bonus a famiglie, tenendo conto di criteri come quello come criteri reddituali, la presenza di disabili, la presenza di minori, la presenza di persone anziane o la numerosità di un nucleo familiare, e permetterà appunto spese per canoni di locazione, perché in questo momento di difficoltà quella che è un'emergenza pandemica sanitaria rischia di diventare anche un'emergenza sociale, perché le famiglie non riescono a fare fronte a queste spese basilari come quella ad esempio di pagare l'affitto. Questa arriva dopo anche la misura di sostegno alle imprese prevista sempre dal Comune di Sulmona e la misura di sostegno all'acquisto di buoni alimentari che verrà erogata nei prossimi giorni. L'appello finora è arrivato da attori ed esponenti del mondo della cultura. La buona notizia oggi invece arriva dagli studenti del Polo Video in prima linea per il contrasto del Covid-19. Dall'istituto hanno realizzato un video per sensibilizzare la popolazione scolastica e non solo a recarsi nelle postazioni attive per il tampone rapido. Io vado è il filo conduttore della significativa iniziativa. Contro la diffusione del Covid-19. Mostriamo il nostro senso civico. Partecipiamo tutti. Tutti. Facciamo lo screening per contenere il virus. Il test si è fatto su base volontaria. Ed è gratuito. E quindi lo facciamo. Io vado. Partecipiamo a questa importante campagna di prevenzione. È necessario? Per arginare la diffusione della pandemia. Ciascuno di noi. Responsabilmente. È chiamato a fare la sua parte. Aiutateci ad aiutarvi. Io vado. Prima di chiudere gli aggiornamenti sul fronte dell'emergenza Covid-19 che arrivano dal sindaco Anna Maria Casini, proprio su tutte le indicazioni per quanto riguarda lo screening, che domani però potrà essere effettuato anche dalle famiglie che accompagnano i minori, gli studenti, proprio per evitare una confusione, e anche dagli studenti dell'ITC, cioè l'Istituto Tecnico Commerciale delocalizzato a Pratola, però coloro che poi vorranno andare all'ex caserma Battisti saranno codificati sul posto. Vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv e come ogni martedì chiudiamo con l'aforisma del giorno, un pizzico di saggezza popolare dietro le nostre notizie. Davvero tutto per questa edizione. Onda Reggi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata. Abbiamo voluto riservare delle postazioni per la popolazione scolastica, che è uno dei target più importanti e più sensibili, per il quale è opportuno
che lo screening venga realizzato. Pertanto da domani presso l'ex caserma Cesare Battisti saranno pronte due postazioni in modalità drive-in che accoglieranno i ragazzi di ogni ordine e grado della città di Sulmona accompagnati dai genitori per poter fare il test rapido antigenico. Invito le famiglie e i ragazzi a partecipare a questo screening. È molto importante individuare positivi asintomatici per bloccare il contagio e consentire a tutti noi di riprendere il più rapidamente possibile una normalità che oggi ancora non riusciamo a intravedere. Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. La notizia di oggi che mi ha incuriosito un attimo è quella che riguarda quel signore della provincia di Frosinone che qualche giorno fa è stato preso e sorpreso dai guardiaparco del Parco Nazionale d'Abruzzo a raccogliere i tartufi nei boschi del comune di Gioia dei Marsi, quindi abbondantemente lontano dal suo comune di residenza, oltre che fuori regione e fuori provincia. Quindi di conseguenza gli hanno sequestrato i ben 5 kg di tartufi che aveva raccolto e denunciato anche per il fatto che si trovasse in una zona rossa, per il fatto che stava comunque in violazione di diverse norme, tra cui oltre al quantitativo superiore previsto dalla legge, ma soprattutto il fatto che in tema di divieti di spostamenti dovuti dal fatto per le norme anti-Covid, questo signore stava bello tranquillo, lui con l'ausilio di due cani, a raccogliere questi tartufi lontano, molto molto lontano da casa. I tartufi raccolti, secondo una convenzione della regione, verranno destinati alle RSA, residenze sanitarie assistite o assistenziali, di Alfedena e di Barrea, quindi vanno alle persone ricoverate. Il signore pare che abbia avuto pure modo di lamentarsi. Beh, l'aforisma mo ci cala proprio a pennello in questi casi. Si dice in Abruzzo che sta a loro pare quante piove, e fes se si muove, se si muove e poi si bagna e due fes se si lagna. Tradotto, chi sta al riparo quando piove è fesso se si muove, se si muove e poi si bagna è doppiamente fesso se si lagna. Su questo signore la cosa va proprio, è il caso proprio di dirglielo che è fesso, ma è fesso ampiamente. In questo caso il riparo dalla pioggia, la pioggia potrebbe essere la norma anti-Covid. Se la legge dice che non ti puoi muovere di casa, soprattutto che non puoi venire qua in Abruzzo perché l'Abruzzo è zona rossa, e noi abruzzesi non stiamo uscendo dai nostri comuni se non per motivi di comprovata necessità, ma per quale cacchio di motivo tu da Frosinone vieni a fare i tartufi nei boschi dell'Abruzzo? Se ci si può venire, ci si può venire, no? Che sei più bravo di quelli che abitano in zona, non ti puoi muovere, ti puoi muovere, basta. Cioè, vuoi prendere l'aria? Ma valla a piano il comune tuo, ma valla a prendere dove puoi andare a prendere l'aria, i tuoi cani, ma portali a spasso dove li puoi portare. Non c'è bisogno che parti da Frosinone e vieni a Gioia dei Marsi, quindi passi più comuni, perché poi chi ha presente un po' geograficamente la collocazione di questi comuni, il suo comune è, per quanto possa essere al confine con l'Abruzzo, comunque è confinante con il comune di Opi, e da Opi, prima che raggiunga De Mars, devi comunque passare per Pescasseroli, quindi devi spostarti oltre quello che è un normale confine geografico. Non ha potuto neanche dire, sa, sono andato fuori confine, in mezzo al bosco, sono uscito un attimino fuori confine, non mi sono reso conto, non è che tengo la bussola. Poteva anche darsi, tutto buono fai feste per venire alla guerra, no? Se fosse stato nel comune di Opi avrebbe anche potuto dire
Beh, non porto una carta geografica dietro e Lucano sono scappato, per correre presso Lucano sono andato fuori confine del comune. Ma Gioia De Mars, e mo arriva Gioia De Mars dal paese tuo, signore, ma mo, e poi ti hanno sequestrato tutti i lamenti. Ma che ti lamenti? Ma che ti lamenti? Ma buono andare via pure a torturare, lo guardi del coso, là del parco. Perché grazie a quelli come te, che se ne vanno in giro dove non devono, quelli come me, e i fessi come a me, sono costretti a stare in casa. Che quelli come a te che vanno in giro a dove pare, con queste ristrettezze che ci sono per il Covid, costringono tanta altra gente come a me e tanti altri migliaia di cittadini a stare in casa, a subire le privazioni, perché il Covid, se non lo sai, se lì a Frosinone non hai letto le notizie, il Covid è presente più che mai, sa fare stragi, tu non fai tartufa, ma lascia uscire la gente che deve uscire per necessità serie, chi deve andare a lavorare, chi se la muore perché non ne può fare a meno, ma non devi fare tartufa, ma non devi fare tartufa, e non ti manca la mandare. Quindi veramente sei fesso, ma non una vota sola, 50 vote, non due, 50 vote, che stavi benissimo a casa tua, nel tuo comune, poi che ti sei bagnato per niente, tartufo a buono, 5 kg, poi te ne bastino 4 pallucce, no, che ti potevi mettere in saccoccia, 5 kg, in cordigia, che uomo ci trovo, vai, a raccogliere tutti i tartufi della Valla Vecchia, che stanno anche per le montagne dell'Abruzzo. Ti danno abbraccio e nulla stringe, eccolo qua, bagno le multe che ti hanno fatto. Quindi, caro signore, che ti serva di lezione, e la prossima volta muoviti da casa solo se hai una necessaria, ma veramente se hai se hai necessità, se ci sta una, per cose necessarie, per cose veramente necessarie, non vi affidare tu e i tuoi cani, state per la casa vostra. Va bene? Perché qua di malattie in giro già ne abbiamo parecchi. E poi ci sono delle regole e vanno per tutte quante, vanno rispettate. Le devi rispettare pure tu. Quindi, caro signore, che la cosa, spero ti abbia insegnato qualche cosa. Complimenti alle guardie del parco che hanno fermato sto tizio. Buon appetito ai vecchietti che mangeranno i tartufi. Speriamo che quantomeno poi ci sappiano dire se sono stati buoni o meno. Me lo auguro che questi tartufi vadano tutti nel menù, nei piatti di questi signori anziani, speriamo che vanno veramente nei piatti di queste persone anziane, perché se la legge dice quello, se la convenzione è quella, il tartufo, questo qua, oggetto di sequestro e di frode da parte di sto tizio, devono andare poi veramente nei menù delle persone di queste due residenze assistenziali e non devono prendere altre strade, che se no gli malavate in mano hanno abusivo e vanno a fare in mano chissà chi. Quindi speriamo che veramente siano oggetto di qualche succulento o di più succulenti pasti per queste persone che si trovano alloggiate, ricoverate presso le due RSA di Barrea e di Alfedena. Un abbraccio a tutti. Signori, chiedo scusa, dimenticavo una precisazione. Da quando si trasmette in remoto da casa, io ho fatto gli elogi qualche settimana fa ad Andrea D'Aurelio per l'ottimo lavoro che sta facendo, non privandoci del TG, quindi sta facendo un ottimo lavoro da casa, da remoto. Però devo precisare che altrettanto bravi come lui sono Marco Malvestuto e Lorenzo Tazzi, che sono i tecnici di Onda TV, che anche loro, sempre da casa, quindi anche loro da remoto, consentono di mandare in onda sia i TG che gli altri servizi che lo stesso aforisma mio. Quindi grazie anche alla loro bravura tecnica è possibile consentire a voi telespettatori di seguire Onda TV in tutte le sue trasmissioni, anche sui social. E quindi grazie ad Andrea, che si prodiga nel non far mancare mai le sue puntualissime notizie, ma anche grazie a questi due ragazzi, Marco e Lorenzo, che con il loro lavoro, diciamo, di nascosto e silenzioso, consentono la messa in onda di tutto quanto. Un abbraccio e di nuovo buonasera.